Importanti novità riguardano la 12ª edizione dei mondiali di calcio, quella del 1982 in Spagna. Il mondiale infatti passa da 16 a 24 partecipanti, che svolgeranno una prima fase a gironi, cui ne seguirà una seconda composta da 4 gironi da 3, con le prime che si qualificheranno alla fase di eliminazione diretta composta semplicemente dalle semifinali. Più posti dunque anche per le nazioni europee, ma ciò che sorprende più di tutti è la mancata qualificazione dell'Olanda, che è in crisi nera dopo la fine del calcio totale, mentre sono presenti ben 3 sulle 4 selezioni britanniche, con Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. Fuori anche Svezia e Portogallo, ma questa viene ricordata per essere la prima edizione di mondiale di calcio alla quale prendono parte tutti e 5 i continenti, con l'Asia rappresentata dal Kuwait, l'America centro-settentrionale rappresentata da El Salvador ed Honduras e l'Oceania dell'esordiente Nuova Zelanda. Il clima politico non sembra dare particolari problemi con la fine della dittatura in Argentina, mentre in Spagna si registra un debole tentativo di colpo di Stato effettuato dal colonnello Terreiro appena un anno prima. A preoccupare è invece lo stato d'assedio posto dalla Polonia per evitare l'invasione dell'Unione Sovietica, oltre alla guerra delle Falkland appena scoppiata in Sud America, che però racconteremo meglio magari nel prossimo capitolo perché sarà fondamentale. Il 13 di giugno si apre finalmente il Mundial e lo fa con la clamorosa sconfitta dell'Argentina nel gruppo 3 contro il catenacciaro Belgio per 2-1, che conquisterà poi il proprio girone davanti ai campioni del mondo in carica. Pensate che proprio in questo raggruppamento si assiste alla partita che passerà alla storia per essere quella col massimo scarto di gol in assoluto nella storia dei mondiali, con l'Ungheria che surclassa 10-1 El Salvador. Altra sorpresa è il successo dell'Algeria sulla Germania dell'Ovest, con il punteggio di 2-1, con i tedeschi che riusciranno poi alla fine a qualificarsi lo stesso al primo posto del girone, grazie alla miglior differenza reti proprio sugli africani, eliminati a discapito dell'Austria. Tutto facile per l'Inghilterra, che invece piega sia la Francia che la Cecoslovacchia che il Kuwait, con quest'ultimo che si rende protagonista di un episodio molto discusso nella storia dei mondiali, durante la partita con i transalpini. Michel Platini e compagni infatti dominano la contesa. Alain Giresse segna il 4-1 scatenando veementi proteste dalla parte asiatica. I giocatori asiatici infatti avevano sentito dagli spalti provenire un fischio e attribuendolo al fischio arbitrale si erano fermati durante l'azione. L'arbitro in un primo momento convalida il gol, ma all'improvviso succede un fatto assurdo. Dalle tribune scende infatti direttamente lo sceicco del Kuwait, che si dirige al centro del campo e minaccia di far ritirare la propria squadra. L'arbitro, a quelle minacce, deciderà di cambiare idea e annullare la rete, che però lo stesso arriverà successivamente, grazie al gol di Maxim Bossis. Passano il turno anche Brasile e Unione Sovietica e Spagna ed Irlanda del Nord. Ma l'Italia? Quella precedente al Mondial spagnolo per l'Italia non è stata sicuramente una stagione semplice, a causa dello scandalo del Totonero del 1980 e alla conseguente partecipazione dei campionati europei svolti proprio nel bel paese, chiusi purtroppo al quarto posto, dopo aver clamorosamente mancato l'accesso ad una finale che sembrava alla portata. Le critiche mosse al commissario tecnico Berzot sono molteplici e anche piuttosto pesanti. E come se non bastasse, il cammino verso la qualificazione era stato molto molto complesso, con la sconfitta contro la Danimarca per 3-1 o il pareggio 1-1 contro la Grecia. E come se non bastasse, c'erano state critiche anche verso le vittorie. Infatti l'Italia aveva vinto semplicemente con uno streminzito 1-0 contro il piccolo Lussemburgo. Bene, comunque quella vittoria permetterà all'Italia di chiudere alle spalle della Jugoslavia, ma manca il gioco e soprattutto alla squadra manca una stella. La stampa infatti, con lo squalificato Paolo Rossi, individua la stella mancante in Spillo Altobelli, convocato quasi per far tacere le malelingue, che però fornisce il suo contributo senza segnare neppure un gol durante la fase di qualificazione. Dopo la vittoria dello scudetto con la Juventus però Paolo Rossi può tornare finalmente in nazionale e Berzot non ci penserà due volte prima di convocarlo. Arrivati a Vigo, gli azzurri disputano una scialba amichevole contro il Braga, vinta semplicemente 1-0 grazie al gol di Graziani. E anche in quell'occasione, a ridosso dei mondiali, l'Italia appare spenta e senza gioco.
con il presidente federale Sordillo che lascia ancora più solo Berzot, con la celebre affermazione: se la nazionale è questa, beh, allora è meglio tornare a casa. Il 14 di giugno c'è l'esordio contro la Polonia dell'asso Boniek, che è appena passato alla Juventus insieme a Michel Platini. Berzot non cambia la formazione, confermando Marini come mediano, ma soprattutto con il tandem d'attacco Paolo Rossi-Ciccio Graziani. In campo gli azzurri disputano un'ottima partita difensiva, arginando non solo Boniek, ma anche il compagno di reparto Smolarek, e con la traversa che dall'altra parte del campo ferma il punteggio sullo 0-0 dopo il tiro di Tardelli. Il problema della mancanza di reti persiste, ma 4 giorni dopo, contro il Perù, è Bruno Conti che interrompe il digiuno. Ma durante la ripresa, l'Italia sparisce. Un anonimo Rossi viene sostituito senza troppi cambiamenti da Causio, mentre il tiro di Diaz viene sporcato irrimediabilmente da Collovati, per un 1-1 che lascia un immenso amaro in bocca, soprattutto per la classifica del gruppo 1, dove tutte e 4 le squadre si ritrovano ad avere 2 punti. Il 22 di giugno la Polonia seppellisce in una valanga di gol il Perù, un 5-1 senza storia, che permette così a Boniek e compagni di passare alla fase finale, mentre il giorno dopo all'Italia basterebbe semplicemente un pareggio contro il Camerun. Per la selezione del bel paese è il momento della verità, e finalmente Berzot cambia il suo 11 titolare, sostituendo in cabina di regia Marini con Oriali. La scelta però si rivela deleteria. Gli azzurri infatti non riescono a costruire gioco, perdono molti palloni, e là davanti Paolo Rossi sembra un fantasma. Al 61esimo minuto però Ciccio Graziani, sugli sviluppi di un cross, riesce a segnare, ma dopo appena un minuto Mbida pareggia. La partita finisce 1-1. E l'Italia si qualifica alla seconda fase senza aver vinto neppure una partita, mentre il Camerun ne uscirà da imbattuto. Su questa partita c'è però un mistero, poiché da un'inchiesta giornalistica di Oliveiro Beja si evince che il risultato è stato in un qualche modo combinato. Tra conferme e smentite probabilmente la verità non la sapremo mai, ma ciò che resta sono le forti critiche mosse ad una squadra senza idee, che si ritrova ad affrontare nella seconda fase Brasile e Argentina. Un'Italia che non aveva avuto gioco fino ad adesso, come poteva affrontare quelle 2 corazzate? Ma ricordatevi che nel calcio è meglio non parlare mai prima della partita, perché quest'ultima va prima giocata. E il 29 di giugno, infatti, sotto un caldo pungente a Barcellona, l'Italia affronta l'Argentina di Diego Armando Maradona. Sicuramente non l'ultimo scappato di casa, ecco. Prima della partita, però, lo staff dell'Italia sceglie il silenzio stampa, a causa di alcuni articoli molto velenosi sul clan azzurro, tra cui uno su una presunta amicizia particolare tra Rossi e Cabrini. Insomma, sicuramente i giornali italiani non hanno dato una grossa mano all'Italia di Berzot. Il primo tempo è sostanzialmente di studio per entrambe le compagini, ma nella ripresa il difensore dell'Italia, Gentile, si attacca a Maradona come un francobollo sulla cartolina, facendo così prendere ai compagni confidenza contro i campioni del mondo in carica e iniziando a mettere le basi su un vero e proprio miracolo. Al 55esimo un'azione corale, la prima di tutto il torneo, dell'asse Conti Antognoni lascia Tardelli libero di concludere al limite dell'area, siglando il gol del vantaggio. L'Italia è cambiata e dopo appena 2 minuti uno scatenato Tardelli lancia Rossi là davanti. L'attaccante della Juventus sbaglia tu per tu con Fillol, ma Conti raccoglie la sfera e serve Cabrini, che batte a rete per il 2-0. Ironia della sorte, l'unico che non riesce a svegliarsi è proprio Paolo Rossi, che sbaglia il gol del 3-0 e viene sostituito da Altobelli. I sudamericani sono quasi fuori, ma riescono a segnare, con un calcio di punizione di Passarella, una rete che accorcia semplicemente le distanze. Il risultato finale, infatti, resterà sul punteggio di 2-1. L'Italia ha compiuto un vero e proprio miracolo in quel momento, ma non era ancora finita. Bisognava affrontare anche il Brasile. Un Brasile che, durante la partita contro l'Argentina, passeggia, vincendo 3-1 addirittura, e avendo a disposizione 2 risultati su 3 utili contro l'Italia nella partita decisiva del 5 di luglio. Quella partita è una delle più belle in assoluto di tutta la storia della nostra nazionale. Dopo 5 minuti Paolo Rossi finalmente si sveglia dal torpore e sblocca il punteggio raccogliendo in aria un perfetto cross di Cabrini. A questo punto però si fa male Collovati e Berzot getta nella mischia il 18enne Beppe Bergomi, che all'epoca a 18 anni sembra più mio nonno, ma questo è un altro discorso.
la partita è viva e non mancano le occasioni da entrambe le parti, ma al 12° minuto Socrates pareggia per i verdeoro. Al 25° minuto il centrale verdeoro Junior commette un errore in fase di disimpegno, regalando di fatto il pallone a Rossi, che trafigge il portiere per il nuovo vantaggio dell'Italia. Una partita incredibile. Gentile in difesa è ancora una volta insuperabile, un vero e proprio muro che ricorre a qualsiasi mezzo per fermare le incursioni di Zico e Socrates, mentre il palleggio dei giocatori brasiliani è luce negli occhi degli spettatori. L'Italia stringe i denti, Zoff blocca la porta, ma al 69° minuto una gran finta di Falcao manda in tilt la difesa azzurra, colpendo poi di sinistro. Zoff è nella traiettoria, ma non riesce a prenderla, complice una deviazione quasi impercettibile di Bergomi. 2-2. Ma dopo 5 minuti da quel gol, calcio d'angolo per l'Italia della sinistra, dove Tardelli raccoglie al limite dell'area e tira. Il centrocampista viene tradito dal rimbalzo, col pallone che diventa flebile proprio davanti alla porta, dove però c'è Rossi, l'uomo giusto al momento giusto, che sigla il definitivo 3-2. Incredibile, l'Italia ha compiuto un vero e proprio miracolo, qualificandosi in semifinale nel girone più difficile in assoluto, contro i campioni in carica dell'Argentina e il Brasile di Falcao, Zico e Socrates. Un'impresa incredibile ed impronosticabile, che ci porta dritti al Camp Nou, dove l'8 luglio ci aspetta la Polonia, squadra che era stata capace di eliminare Belgio e Unione Sovietica. C'è un dato positivo però, la Polonia arriva alla partita senza il suo giocatore chiave. Boniek infatti era stato squalificato e senza di lui dunque non è neppure lontanamente vicina ai livelli di Argentina e Brasile. Per cui è una squadra alla portata, l'impresa si può fare e infatti grazie a una doppietta dell'indemoniato Paolo Rossi, l'Italia con un 2-0 senza storia sancisce il suo definitivo passaggio in finale. Qualcosa di pazzesco appena qualche giorno prima. Dall'altra parte del tabellone invece, la Germania dell'Ovest, ai rigori, batte la Francia e si qualifica alla finale di Madrid. Sarà di nuovo un'Italia-Germania, stavolta però in finale. Quest'ultima si disputa l'11 luglio allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, davanti a 90.000 spettatori, sotto la direzione dell'arbitro brasiliano Arnaldo César Coelho. La gara inizia bene per gli azzurri, che in avvio conquistano un calcio di rigore per fallo subito da Bruno Conti su cross di Altobelli, con Cabrini che però, dal dischetto, si fa ipnotizzare dall'estremo difensore Harald Schumacher, calciando il pallone fuori. Ma a sbloccare il punteggio è ancora una volta lui, Paolo Rossi, l'uomo più atteso, che raccoglie un cross di Gentile in area piccola. Ma non è finita qui, poiché infatti l'Italia trova il raddoppio grazie ad una magistrale conclusione dal limite di Tardelli, al termine di un'ottima azione corale. L'urlo di Tardelli dopo il gol è da pelle d'oca e verrà eguagliato semplicemente nel 2006 dal gol di Fabio Grosso. Un'intera nazione era in quel momento con lui a urlare di gioia. Il 3-0 in contropiede di Spillo Altobelli porta il bel paese sul tetto del mondo, facendo affermare la famosa frase al presidente Pertini: non ci prendono più, non ci prendono più. E alla fine il gol di Breitner serve soltanto ad arrotondare il punteggio. E al fischio finale Nando Martellini non può far altro che entrare nella storia urlando a squarciagola per 3 volte la famosa frase: campioni del mondo. Finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Zoff alza la coppa e diventa a 40 anni il giocatore più anziano a vincere il mondiale. Una vittoria magnifica, arrivata in uno dei momenti più bui del nostro calcio, dopo quel famoso scandalo del calcio scommesse, e che porta così l'Italia ad essere al pari del Brasile per 3 volte campione del mondo. È molto buffo pensare che siamo sempre così noi italiani. Riusciamo a rafforzarci e a creare gruppo e a dimostrare il nostro vero valore soltanto nelle difficoltà. Solo lì capiamo veramente di essere forti e in quel momento tutto è nostro. Esattamente come facemmo poi, 24 anni dopo, in quel mondiale del 2006, dopo lo scandalo di Calciopoli.